Nel Novecento è nata un'importantissima personalità, promotrice di una sottile e profonda rivoluzione interiore, Srimataji Nirmala Devi. Ha trovato la risposta a tutte le domande che ogni ricercatore della verità ogni giorno si pone. Ha trovato la chiave per raggiungere la dimensione profonda e autentica del sé. Una figura unica, senza paragoni, che sfugge ad etichette e definizioni e che merita senza dubbio di essere messa al fianco di grandi personalità del secolo scorso, come Gandhi, Martin Luther King e Nelson Mandela. Srimataji, infatti, non si è limitata a diffondere solo messaggi di pace e non ha soltanto lottato per un cambiamento sociale, attività nella quale in ogni caso si è ampiamente distinta, ma si è spinta oltre, alla radice dei problemi dell'uomo, per trovare la chiave della trasformazione interiore. Srimataji Nirmala Devi aveva compreso che l'unico modo per compiere una profonda trasformazione della società era assolutamente quello di partire dal cambiamento interiore di ogni individuo. Per tutta la vita si è adoperata esclusivamente per la realizzazione di questa visione. Lei era fermamente consapevole che valori universali di pace, uguaglianza, solidarietà possono essere conseguiti solo da uomini in cui tali qualità siano risvegliate nel proprio animo. L'esperienza della realizzazione del sé inizia dall'uomo per terminare al mondo intero, passando attraverso un profondo processo di integrazione che rende il singolo consapevole di far parte di un organismo collettivo ben al di sopra delle frontiere costruite artificiosamente dall'uomo. Questa realizzazione del sé può essere raggiunta attraverso il risveglio della Kundalini, un'energia materna e benefica che risiede in ogni essere umano allo stato dormiente. Avvolta in tre spire e mezzo all'interno dell'osso sacro, essa permette di connetterci all'energia onnipervadente, quell'energia cioè che governa e pervade tutto il creato. Srimataji, a partire dal 1970, ha messo a punto e avviato il processo di risveglio di questa energia, che salendo lungo il midollo spinale ci porta all'esperienza del sé, permettendoci di vivere quella dimensione dello spirito che è la meta ultima dell'essere umano. Ha speso tutta la sua vita per la divulgazione e la realizzazione di questo processo. È un'esperienza concreta che può essere sperimentata quando lo desideri, anche online.